Allora, Cicine, stavamo parlando appunto del lucidolabbra, mi si è spenta come al solito e non capisco perché la telecamera, ma è proprio un difetto mio della mano. Adesso la ninietta me li apre e vi faccio vedere sulla sua mano uno per l'altro, perché tanto sono molto simili. Io l'ho presi comunque tutti e tre pensando di avere una tonalità un pochino più differente, ma mi sono illusa ovviamente, perché... Allora, guardate che cos'è. Vedete? Ferma. Vedete? È molto fluido, devo essere sincera, come li appoggi, diciamo, si stende abbastanza bene, però questo è il pennellino suo, vabbè, il solito. Però l'unica particolarità è che questa, una volta sulle labbra, dammi la mano, una volta sulle labbra, quindi una volta messo, vedete, si spande bene e rimane questa. Ed è questa perlescenza molto particolare. Devo dire che questa tonalità è un po' più sul... sembra sui toni freddi, ma qui non mi risulta, sapete? Mi sta un po' sul tono caldo. Boh, vabbè, mi sbaglierò. Comunque, queste altre due sui toni freddi sicuro, perché le ho provate anche prima. Poi, quello che vi volevo dire, in ultima istanza... Vabbè, questo è il prezzo pagato per queste quattro stupidaggini qua. Vabbè, e scherzavo. Quello che viene di più è 4,49, è appunto questo olio. Dopodiché, vabbè, tutti gli altri prezzi 1,99 in su, insomma, i prezzi essence classici. Benissimo, quello che vi volevo dire è riguardo appunto a questi eyeliner. Sono molto belle, questo qui bianco mi piace tantissimo, però ha un pennellino, mi puoi aprire per cortesia questo qua? Hanno tutti e due un pennellino, secondo me, guardate, avvicinami la mano che faccio la prova con te. Aspetta, non qui, che dove c'era, vedete, ferma, ecco, come l'appoggi fa danni, troppo morbido, e secondo me non è eccessivamente lungo, ma è troppo morbido. Fluido. Sì, e poi oltretutto il prodotto è molto fluido, perché giustamente si deve stendere, è molto fluido e quindi tende proprio, se non fate attenzione vi sbafa un casino. Vi rovina tutto quanto, quindi fate attenzione, o altrimenti lo aprite, lo prelevate con un altro pennellino che vi piace magari di più, un pochino più duro, resistente, e poi insomma andrà tutto bene, perché poi è una buona resistenza, soprattutto questo qui, lo 01 Blu-ray. Una cosa che vi devo dire, sono ambedue brillantinati, però come vedete questo ha un glitteraggio sempre micro, però un glitteraggio diciamo più tenue. Mentre questo qui, oltre ad essere olografico di suo, come base, ha un glitteraggio secondo me molto più evidente, forse perché è più chiaro. Comunque sono belle entrambi. Ora io caricherò questo video, ma è giusto per darvi delle indicazioni, insomma, per chi ama appunto le collezioni della Essence, quelle limitate, vuole correre a prendere, almeno sa in tempo reale più o meno dove si trova. È giusto, insomma, così, a modo di informazione. Va bene ragazzi, io spero di essere stata soddisfacente nelle spiegazioni. Qualsiasi cosa lasciatemi un commento, ditino in su, e non il medio però, pollicione in su. Vabbè, faccio tutto da sola. Ciao ragazze, ciao ciccine, ciao ciao, quella è la Nina. Ciao ciao.